Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Voi la conoscete, vero, questa bella signora? Questa bella signora, guardate, con due occhi di fuoco, sempre allegra, che spezza vitalità da tutti i pori, ma che ormai ha invaso la nostra televisione così come i barbari invasero l'impero romano. Non sono parole mie. Questo è il Corriere della Sera di venerdì 4 aprile 2008. Ecco, e parla il consigliere della RAI, Sandro Curzi, il quale dice: e possiamo continuare a vedere una Simona Ventura sempre e comunque su tutte le reti, nonostante il drammatico flop di X Factor. Cari amici, io vi invito a vedere il mio video su questo canale di un mese fa, intitolato Il controllo di Rai TV, un mese fa circa, dove anticipavo quello che ora dice Sandro Curzi. Lo dice oggi, io l'ho detto un mese fa. Sandro Curzi è credibile quando dice: un marzo terrificante con uno share medio del 40% e Rai 1 che cede la leadership a Canale 5. Le somiglianze con Alitalia sono tante. La Rai è vittima di piccole corporazioni, micro feudi purtroppo spesso difesi con miopia dalle sigle ufficiali. La morale è purtroppo che se la politica non si occuperà della RAI nei prossimi 2 anni si rischierà davvero un effetto all'Italia. Questo lo dice Sandro Curzi. Io l'ho detto un mese fa nel mio video Il controllo di Rai TV. La davo delle proposte per risanare la Rai TV. Ovviamente mi rivolgo alla Rai TV pubblica, perché il discorso per le TV private è diverso, in quanto là non si paga il canone e fanno quello che vogliono. Il problema è per la Rai TV statale, pubblica, quella per la quale si paga il canone. Ma a proposito di questa invasiva, invadente presenza della signora Simona Ventura, io direi che per personaggi di questo tipo, per anchorman simili, quando c'è il programma, la Rai TV dovrebbe far scorrere in sovrimpressione una scritta che continua ad apparire, una scritta dove ci siano le seguenti parole: la Rai TV con il denaro del canone dei cittadini italiani ha paga alla signora sorridente Simona Venturi il cachet tal dei tali, in modo che noi si sappia quanto prende la signora Simona Ventura e simili anchorman nel fare le loro esibizioni, che sono continuative, non hanno tregua. E lo dice lo stesso consigliere Rai TV con queste parole, che le ripeto: e possiamo continuare a vedere una Simona Ventura sempre e comunque su tutte le reti, nonostante il drammatico flop di X Factor? Ma si faccia un po' di cambiamento, si dia da lavorare un po' a tutti. Cos'è questo presenzialismo insopportabile? Va bene, cari amici, mi raccomando, andate a vedervi il mio video Il controllo di Rai TV e vedrete di quanto tempo ho anticipato
e le preoccupazioni del consigliere Sandro Curzi. Serafino Massoni vi saluta cordialmente e vi dà appuntamento per il prossimo video.